Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che consuma di più in casa. Vedremo adesso sette dritte per renderlo più efficiente, ma soprattutto per far sì che la nostra bolletta diminuisca un pochettino. La prima cosa è quella di andare a tenere pulito il retro del frigorifero. Dietro il frigorifero ci sono la serpentina e la pompa di raffreddamento. Diciamo che la regola vuole che quelle andrebbero pulite almeno 2 volte l'anno. Quindi, se siete fortunate ad avere un frigorifero libero, è un attimino spostarlo. Invece, per chi come me ha un frigorifero ad incasso ed un forno che non c'è, e deve andarlo a tirare fuori. Non vi ho raccontato del mio forno, ma ne parleremo poi un'altra volta, se non usciamo fuori dal tema. 2. Un altro modo per dimezzare la bolletta e controllare l'efficienza del nostro frigorifero è quella di andare a controllare le nostre porte. Se non si chiudono bene, vuol dire che il nostro frigo consuma di più. E io stavo controllando che la mia si chiudesse bene, perché voi sapete che io sto provando a fare questo video e non sapete la fatica che sto facendo perché ho una zombie moribonda di fronte a me che non vi inquadro, ve la faccio vedere di sfuggita. Ok, quindi per me diventa davvero difficile un conto fare vlog e un conto fare questi video qui del sabato e la domenica che io mi studio e mi strutturo. Comunque sia, stavamo dicendo, un altro modo per controllare che il nostro frigorifero sia efficiente è quella di andare a vedere che e se effettivamente la nostra porta chiude bene. Questo come si può fare? Semplicemente andando a prendere, io non mi sono preparata, un pezzo di carta. No, ragazze, non ce l'ho pazienza. Andando a prendere non un tovagliolo, e che sia un foglio di carta, quindi metterlo praticamente qua in mezzo e andare a chiudere il frigo. Se il foglio rimane fermo, vuol dire che il nostro frigo è ben chiuso, ben sigillato. Se invece il foglio si muove, vuol dire che le nostre guarnizioni sono da cambiare e vi consiglio di cambiarle, perché laddove il frigo non chiude bene, questo va a significare uno sforzo eccessivo del motore per mantenere sempre la temperatura e di conseguenza, un aumento della vostra bolletta. E collegandomi invece al discorso che facevamo ieri sull'umidità del frigo, ecco, se qualcuno di voi deve cambiare il frigorifero, io mi sentirei di consigliarvi di andare a prendere un frigorifero no frost, ovvero i nuovi frigorifero che fanno adesso che sono proprio anti-umidità. Costano ovviamente più degli altri, però comunque sia stiamo parlando di tutt'altro frigo. Avremo un frigo che impedisce la formazione di ghiaccio a chi capita, ogni tanto è capitato che nel frigo si formi un pochettino di ghiaccio. Avremo un frigo che impedisce la formazione di umidità e soprattutto avremo un frigo che va a consumare meno, in quanto dall'apertura poi alla chiusura ci impiega davvero pochissimo a far risalire la temperatura nel giusto grado del quale si era appunto impostata. 4. Non mettere mai il cibo ancora caldo nel frigo, ma neanche tiepido. Questa cosa non solo va a rovinare il frigo, va a far lavorare di più il frigo, quindi ad alzare quello che è il nostro consumo energetico, ma soprattutto cioè, il frigo non è un abbattitore, quindi evitiamo di andare a mettere i cibi caldi dentro perché otterremo semplicemente l'effetto contrario, quindi la proliferazione ulteriore di batteri sul nostro cibo. Per penultima cosa, certo che scelgo proprio oggi di parlare del frigo col buco nel forno, un figurone, non basta già la mia faccia da influenza. Per ultima cosa, anche se non avete il frigo come il mio, quindi ad incasso, e avete la possibilità di tenerlo il più lontano possibile dal muro, ecco, ricordatevi che vabbè, non è che serve tantissimo, il frigo basta una spanna. Io bene o male ce l'ho, la vedete? Così, non è proprio una spanna, perché una spanna sarebbe così, non so se rendo l'idea, io ho tipo mezzo centimetro, insomma, meglio che niente, ma secondo me la cosa brutta proprio delle cucine d'incasso è questa cosa qua, che il frigo non respira bene e la cosa brutta è che quando bisogna pulirlo bisogna svitarlo e tirarlo fuori per andare a pulire dietro la serpentina.
Comunque sia, se voi non avete il frigo d'incasso, cercate di tenere almeno una spanna il frigo lontano dal muro per far sì che l'aria circoli bene. Circolando bene l'aria, il frigo durerà di più e consumerà di meno. E prima di salutarvi, mi sento ancora di dirvi e di ricordarvi di andare a riempire il frigo correttamente. Indipendentemente da come ne abbiamo parlato la settimana scorsa, da come e dove posizionare le cose, ma correttamente nel senso che il frigo troppo pieno non va bene perché lavora troppo, ma non va neanche bene la cosa contraria, quindi lasciarlo troppo vuoto per troppo tempo non va bene neanche quello. Detto ciò, io vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto oggi e spero, bene o male, di essere riuscita a centrare il punto e quindi di andare a rispondere a tutte le vostre domande. Come al solito, come vi ho detto ieri, se qualcuno di voi ha consigli per me e per tutti noi, scrivetelo qua sotto. E noi ci vediamo domani. Ciao!